Tempi sport magenta. A Parma, durante il Salone del Campo, tutti gli stand erano pieni, stracolmi, di caravan per le famiglie, famiglie di qui, famiglie di là, letti a castello di qui, via. Mentre c'è un fortissimo mercato, tutto in salita, tutto in crescita, di caravan destinate alla coppia. Caravan che non devono neanche essere necessariamente troppo piccoli, perché servono per avere conforto, per avere spazio, per poter essere usate anche in inverno. Sono caravan che vengono usate a tutto tondo, 360 giorni all'anno, volendo, perché molte coppie hanno un sacco di tempo a disposizione. E soprattutto per un turismo fortemente itinerante. Proprio per questo siamo venuti qui da Campisport Magenta a vedere lei. Allora, c'è scritto che è Lime, c'è scritto che è Eriba. Questa è una Eriba Living 550. E prima di vederla dentro, iniziamo a vedere di fuori che cosa di carino, di simpatico, e soprattutto per rispondere a una domanda. Ma perché una coppia dovrebbe comprare questa caravan invece che un'altra? Ecco, vedi che fa pupù. Adesso registra. Lo vedete questo bordo? Guardate un po'. Facciamo la prova assieme. Sono tre delle mie dita di spessore. Questo significa che non si è lesinato sui materiali, perché un bordo così spesso lo si può mettere solo se le pareti hanno abbastanza materiale su cui attaccarcelo. È un bordo extra strong, per dirlo agli inglesi, diciamo ultra forte, visto che siamo italiani, e serve per attaccare, tenere insieme le pareti quando le pareti sono grosse, sono fatte in maniera tale da stare assieme. Questa è una particolarità che al di sotto dei 20.000 euro è difficile trovare sulle caravan. Questa ce l'ha. E adesso abbassiamoci un attimo, perché qui c'è un segreto. Allora, lo vedete questo pezzo che penzola? Ci sono molti concessionari che lo tagliano. Perché? Perché quei cattivoni degli operai, si sono dimenticati di tagliarlo. Bene, sappiate che è la cosa più stupida che si possa fare. Il bordo, questo qui, è fatto apposta, questo pezzo di gomma deve uscire perché copre le viti e quindi aiuta l'acqua a defluire meglio e quindi a non stare laddove ci interessa che non stia. Ma adesso andiamo avanti, perché ci sono altre peculiarità. Non ci credevate, eh? Dai, dai. Guardate questa finestra. Un finestrone incredibile, un finestrone da cinema. Ci dice già che da questa parte c'è la camera da letto con un letto matrimoniale fisso. Queste finestre sono difficili da mettere, difficili da trovare su caravan di tipo entry level o economiche che si dicano, o comunque con un prezzo basso. Perché? Perché costano un pozzo di soldi. Beh, qui ce ne sono due, sia da una parte che dall'altra. E andiamo avanti. Passiamo alla porta. La porta è una classica porta Hartal, come se ne trovano tante. E la Hartal che lei fa, basta andare sul catalogo e scegliere quella che si vuole. Ma il bello di questa porta, scelta per questa caravan, è qua. La pattumiera. Questa è una vera pattumiera. Spesso questo tipo di pattumiere è un portariviste, ma neanche. Un portacartina stradale, ci devi mettere la mano così. Invece guardate qua quanto spazio. Questa è una vera pattumiera. Questa serve davvero per lo scopo per cui è fatta. Altra cosa, la luce d'ingresso. Siamo d'accordo, non è una luce veranda. Per la veranda poi bisognerà trovare un'altra soluzione. Ma guardate quanto illumina. Spesso e volentieri le luci così sono luci lumino dei morti. Questa invece illumina davvero. Qui, se tornate la sera in roulotte, riuscite davvero a trovare lo spazio per inserire la chiave nella serratura. Andiamo avanti, scusate le spalle, e arriviamo alla fine. Una altra peculiarità costruttiva: la parete laterale è costruita in alluminio liscio ed è in una parete sola, cioè in un unico foglio, mentre quella posteriore e quella anteriore sono in vetro resina, ve ne accorgete toccandole, freddo, caldo, quindi vuol dire che il tetto è antigrandine. Completa la votazione di questa Eriba Living 550, ruota in lega leggera,
sentite. Abbiamo lo stabilizzatore alco, che su telaio alco ovviamente, ruota di scorta nel gabone. Altra peculiarità del gavone, visto come ha rifinito bene dentro, non male, visto che stiamo parlando comunque di una caravan al di sotto dei 20.000 euro. Quando si parla di una caravan per una coppia, ovviamente la coppia non sono solo due persone quando sono in un soggiorno in una dinette del genere, perché magari invitano amici, parenti o qualcuno del genere, soprattutto amici magari, conosciuti nel campeggio in cui si è. Ecco che allora la dinette deve essere importante, perché deve svolgere una funzione di accoglienza. Per cui su questa che cosa troviamo di particolare? Qualcosa per cui vale la pena dire oh, finalmente. Beh, lo volete sapere? Ma lo volete proprio sapere? Lasciamo stare i cuscini che sono veramente confortevoli, perché quello ve lo diranno tutti, o la parretina anticondensa. Ma guardate il tavolo. Il tavolo arrotondato consente di uscire ed entrare in maniera molto semplice. Così come una dinette del genere, ah scusate le spalle, una dinette del genere permette di trasformarla velocemente in letto, così che se per caso qualche amico, qualche parente si dovesse fermare, non c'è problema. Una soluzione molto particolare è quella data dai pensili, perché se vedete bene i pensili sono lungo tutto il perimetro della dinette, ma non sembra, perché pensile. E che cosa hanno pensato bene di fare i tecnici tedeschi? Di utilizzare anche questa parte, non è morta, non è chiusa, ma sia da questa parte che da questa può essere utilizzata esattamente come viene in molte caravan di fascia alta di tanti marchi. Però qui lo ricordo, siamo comunque in un prezzo più che accettabile, perché al di sotto dei 20.000 euro non è male. Andiamo avanti. Sopra la porta c'è un vano ancora per riporre oggetti, qualunque cosa. Qui uno ci può mettere tranquillamente qualcosa, utilissimo, perché spesso e volentieri qui è tutto vuoto, lasciato al caso. Ecco, qui non dico che dobbiamo tirargli le orecchie, però insomma questo va bene per appenderci abiti, qualcosa, va benissimo. Però cari miei tecnici tedeschi, uno specchio per le donne glielo vogliamo fare o no? Oh, e dove si specchiano queste che si devono preparare prima di uscire? Via. Allora, sta spaghettata ce la vogliamo fare, sì o no? Siamo nell'angolo cucina, il regno delle donne. E qua già si inizia a guardare, a vedere qualcosa di importante, che non è lo spazio dei pensili, perché lo spazio dei pensili è quello. Ma guardate queste cerniere. Queste cerniere sono tra le più costose, tra le meglio fatte che riuscirete a trovare sul mercato. Vi sfido a trovare qualcosa di meglio. Di cinesate ne trovate a migliaia, ma di cerniere fatte così bene, no. Siamo sotto i 20.000 euro, dicevamo. Ok, qui non c'è niente da dire, qui ci arriva anche un genio, non avete bisogno di Luca Stella per dirvi che ci sono tre fuochi, il lavandino, il rubinetto, qui ce la fate da soli, eh? Però quello che forse dovreste notare è questo, eh? Che ve ne pare? Negli anni 70, negli anni 80 le donne impazzivano per questi oggetti, poi sono letteralmente scomparse. E adesso pian piano stanno ritornando, ma sapete dove? Sulle caravan di primo pezzo. Incredibile. Per fortuna che qui c'è. E questo farà la felicità di ogni donna, perché è spazio in più ricavabile. I cassetti sono
i soliti, diciamo, nel senso che niente di che. Questi li troverete un po' tutti ovunque, hanno il sistema di chiusura rallentato, ma l'altra particolarità in cucina, oltre, abbiamo detto, a questo ripiano superiore, l'altra particolarità è il frigorifero, perché il frigorifero non è altro che uno slim tower firmato Tedford, quindi in uno spazio ridotto consente di avere tanto di quel di frigorifero che ve lo scordate. Magnifico. Prego. Allora, specchio grande, anche se non è non è integrale, non può permettere alle donne di vestire, ma comunque non è male. È rivestita in maniera tale che, volendo, si potrebbe ipotizzare anche a una doccia, che io però sconsiglio, viste le dimensioni. Molto più facile e molto più semplice che il buco tipico del divanic per la doccia possa servire per lavarla più agevolmente quando è da pulire. Ed eccoci qua, siamo tornati un attimo nella zona living, soggiorno, perché il signore qui è il riscaldamento Truma canalizzato. Ah, qua sopra poi ci mettete la televisione, anche se non ho mai capito una coppia che guarda la televisione che razza di problemi alla sera. Secondo me è un po' preoccupante, però vabbè, ci mettete la televisione. Peraltro questo è uno spazio molto carino che si può usare per poter riporre cose molto interessanti, tipo ad esempio un videoregistratore. Guardate un po' il riscaldamento, perché è canalizzato, ma guardate la cura che si nota nei dettagli, quando si diceva per che motivi, quali sono le discriminanti per quando dovrebbe scegliere un prodotto del genere. Guardate la canalizzazione come è fatta bene. È tutta rivestita completamente, è completamente perimetrale e fatta in maniera tale che d'inverno, in questa maniera, troverete i pinguini che vi chiederanno asilo. E adesso, opla, si parla del letto, perché il letto, questo letto, è quello matrimoniale. Abbiamo detto che è una caravan per la coppia. Benissimo, il letto a penisola è quello perfetto, perché rispetto a quello francese consente a tutte e due di poter uscire dal letto senza scusa caro, ma che cosa ha di particolare questa caravan? Perché una Eriba Living 550 ha qualcosa di diverso rispetto al solito? Stiamo parlando sempre di sotto dei 20.000 euro, perché con una soluzione del genere ognuno ha il proprio armadio, quindi si possono mettere gli abiti in maniera differenziata, ovvero lei mette i suoi e lui mette ancora quelli di lei, perché sappiamo benissimo che lei avrà molti più abiti di lui. Sotto il letto ha un gavone che è accessibile dall'esterno e non è male. Altra cosa, il letto nella parte anteriore, e in questa maniera riusciamo ad avere dei pensi extra profondi, come se la caravan, avete presente le caravan larghe 250 che hanno quei pensiloni pazzeschi? Ecco, guardate un po', questa è la profondità, non sto facendo gestacci, sto solo indicando la profondità del pensil. Ma perché la pensate sempre male ogni volta che io dico qualcosa? Una cosa molto particolare, un dettaglio che non trovate addirittura su caravan da 40.000 euro, su top di gamma di marchi chissà quali, sono le luci. Queste sono luci vere, non hanno messo lo spot di lettura e poi la strisciolina LED. Queste sono luci vere che consentono la sera di vederci davvero. E allora, quando alle 7 di sera è buio fuori e bisogna prepararsi per magari fare una bella serata fuori, visto che le coppie spesso lo devono fare, e allora cosa succede? Che si può cambiare facilmente, con tranquillità, perché si hanno le luci a disposizione. Vi sfido,
Provate a vedere, ci sono davvero delle caravan che costano il doppio che non le hanno. Vergogna. In questo caso invece c'è. Bene, adesso però voi fate quello che volete. Decidete pure con calma e tranquillità. Io me ne vado a dormire. Ciao a tutti.